Ciao e bentornati. Ci troviamo in Veneto, sulle Prealpi Carniche. Dal paesino qui sotto, di Laggio di Cadore, raggiungeremo un bivacco che sorge sul posto del vecchio ricovero militare detto Baracca Perina, il quale già negli anni 50 fu abbandonato e cadde in rovina, e lo stesso fu per il sentiero. Negli anni 70 nacque la sezione del Club Alpino Italiano a Vigo, con lo scopo di riattivare i sentieri alpini abbandonati ed impedire la perdita di un autentico patrimonio di storia e civiltà. Ed è proprio grazie a loro se oggi possiamo incamminarci sul sentiero per raggiungere il bivacco Spagnolli e godere di questi paesaggi. Piccola pausa a metà percorso, immersi tra la boscaglia. È una goduria fermarsi qualche minuto qui. Lasciato il bosco di conifere, alziamo gli occhi e tra i pini mughi e le guglie dei brentoni scorgiamo in lontananza il bivacco. Ultimo sforzo e ci siamo. Raggiunta quota 2047 metri, arrivati al bivacco Spagnolli. Entriamo all'interno, c'è veramente di tutto. Stufa, lavandino, cucina economica, un tavolone con sedie e panche e salendo ben 11 posti letto. Ma quello che colpisce di più di questo posto è il paesaggio che lo circonda. Una vista mozzafiato sul centro Cadore con il suo lago e i paesini che lo circondano. Sull'Antelao e sulle catene montuose dal Bivera al Cridola fino alle Marmarole.
Avremmo dovuto passare qui la notte, ma purtroppo ci accorgiamo che al piano superiore del bivacco ci sono non pochi topi. Non possiamo dormire qui. Controlliamo la mappa, vediamo che non molto lontano da qui c'è un altro bivacco. Zaini in spalla e ripartiamo. Continuiamo l'avventura nel prossimo video. Nel frattempo, se non l'hai ancora fatto, iscriviti per non perderti le prossime avventure e supportami con un like se hai apprezzato il video. Lasciami un commento per farmi sapere le tue impressioni o se hai domande o altro. E noi ci vediamo come al solito il prossimo mercoledì.